Bene amici di Medical Snake, benvenuti in questa nuova videoguida e qui tornerò nuovamente a parlare di recovery e ROM custom. In questa videoguida mi farà compagnia il Samsung Galaxy Wonder perché vi farò vedere come installare correttamente una ROM custom tramite la Clockwork Mod Recovery. Ma detto questo, andiamo a vedere insieme come fare. Bene amici di Medical Snake, prima di andare avanti con la mia videoguida voglio ricordarvi che al nostro dispositivo dobbiamo attivare i permessi root ed installare la Clockwork Mod Recovery. Se abbiamo già fatto queste due cose non ci resta altro che prendere il nostro dispositivo e avviarlo in recovery. Bene amici di Medical Snake, una volta che abbiamo avviato il dispositivo in recovery tramite la Clockwork Mod dobbiamo iniziare con i format. I format li troviamo nella voce Mount e Storage. E iniziamo da primo, format Boot, diamone conferma. Ok, scendiamo alla voce Format System, diamo nuovamente conferma e attendiamo il procedimento. Ok, scendiamo alla voce Format Cache e diamo conferma. Adesso qui dobbiamo prestare attenzione perché se noi abbiamo un dispositivo che ha il supporto alla micro SD esterna, allora in questo caso dobbiamo eseguire il format data e il format SD card, perché il format data e il format SD card fanno riferimento alla memoria interna del nostro dispositivo, mentre invece SD card 1 fa riferimento alla micro SD esterna. Ok, nel mio caso il dispositivo è supportato alla micro SD esterna, allora faccio il format data. Ok, tralasciamo il format dell'SD card 1 e scendiamo sulla voce SD card. Attendiamo il procedimento per poi installare la ROM. Ok, procedimento terminato. Quindi vi ripeto, se abbiamo un dispositivo che ha il supporto alla micro SD esterna, allora noi possiamo eseguire il format data. Un attimino che la telecamera mette a fuoco. Ok, perfetto, siamo riusciti a mettere a fuoco. Ok, stavo dicendo, se abbiamo un dispositivo che è supportato alla micro SD esterna, allora dobbiamo eseguire il format data e il format SD card tralasciando SD card 1, mentre invece se il nostro dispositivo non ha alcun supporto alla micro SD esterna dobbiamo tralasciare format data e format SD card. Ok, dopo fatto questo appunto torniamo sulla home della recovery e selezioniamo la voce install zip. Una volta fatto questa voce, dato che se abbiamo un dispositivo che non ha supporto all'SD card esterna, e ciò vale a dire che noi abbiamo tutti i dati relativi alla nostra ROM direttamente sul dispositivo, selezioniamo From SD Card, mentre invece se abbiamo la micro SD esterna selezioniamo la voce SD Card 01. Ok, clicco e vado nella cartella relativa alla ROM che devo installare, nel mio caso la CyanogenMod 12.1 per Galaxy Wonder. Ok, clicco e gli do conferma e parte l'installazione. Attendiamo un attimino il procedimento. Ok, quasi terminato, abbiamo quasi finito. Vi ricordo che questo video non sarà tagliato in modo tale che tutti gli utenti, tutti quelli che seguono Medical Snake potranno vedere tutti i procedimenti che ho fatto per installare correttamente una ROM tramite la Clockwork Mod Recovery. Ok, ci siamo quasi terminato. Ok, ogni tanto non fateci caso ma compaiono un po' delle voci delle persone che stanno qui nel palazzo dove abito. Ok,
installazione della ROM completata, ritorniamo nuovamente nella cartella là dove avevamo la nostra ROM e installiamo le Google App. Voglio ricordarvi che con le ROM come la CyanogenMod e la Resurrection Remix e le derivate dalla CyanogenMod devono essere installate anche le dApps, vale a dire le Google App. Ok, siamo riusciti a mettere a fuoco. Ok, ritorno nella cartella e clicco, seleziono il pacchetto delle Google App e le vado ad installare dandone conferma. Attendiamo un attimino il procedimento. Ok, ci siamo quasi. Sta installando tutti i servizi Google. Voglio darvi un consiglio nel frattempo che avviene l'installazione: se volete installare un buon pacchetto GAPS, vale a dire le Google App, vi consiglio di visitare il sito opengaps.org, là dove i pacchetti sono aggiornati di giorno in giorno e ci sta il supporto a tutti i vari dispositivi che stanno in commercio. E se volete scaricare un pacchetto GAPS, vale a dire Google App, che contiene tutti i servizi Google, vi consiglio di scaricare quello là Nano, in modo da attivare tutti i servizi tipo come OK Google e Google Now on Tap. Ok, abbiamo quasi finito con l'installazione, ci siamo quasi. Ok, abbiamo quasi terminato, quindi sarà un video abbastanza lunghetto perché non taglierò nulla. Ecco qua, installazione completata quasi. Ok, perfetto, eccola qua, installazione completata. Adesso non resta altro che eseguire il factory reset, quindi ritornando sulla home principale della recovery scendiamo sulla voce wipe data factory reset, diamo conferma e attendiamo il procedimento. Ok, scendiamo in basso, wipe cache partition. Ok, attendiamo il procedimento. Una volta che ha finito andiamo nella voce advance. Nella voce advance e selezioniamo la voce wipe data cache, diamo conferma e attendiamo. Una volta che abbiamo fatto anche questi tre wipe dopo aver installato la ROM ed eventualmente il pacchetto GAP, dobbiamo riavviare il nostro dispositivo, quindi ritornare sulla home e selezionare Reboot System Now. Qui ci chiede di installare il fix root, vale a dire installare il VMS root, diamogli ok e il dispositivo verrà riavviato. A breve il dispositivo, ecco qua, si sta riavviando e possiamo già cominciare a vedere il logo della ROM che abbiamo installato. Siamo su un Galaxy Wonder ed ecco qua che compare il logo CyanogenMod. Ok, dopo questo logo ci sarà l'ottimizzazione delle applicazioni come in ogni ROM installata. Una volta che ha finito l'ottimizzazione potete godervi la vostra ROM installata anche tramite Clockwork Mode. Bene amici di Mythical Snake, siamo giunti alla fine di questa videoguida. Per avere altre informazioni di installazione e link di download delle Google App sono online da oggi sulle pagine di mythicalsnake.attervista.org. Come di consueto, nella descrizione del video trovate il link per andare direttamente all'articolo, insieme a tutti gli altri link per seguire Mythical Snake sui vari social, insieme al pulsantino per iscrivervi al canale e per lasciare un mi piace. Per Mythical Snake, Raffaele Mauriello.